e non sappiamo che cosa respiriamo o mangiamo. Nella nostra zona i 12 comuni intorno a Lignano c'è il grido di pascolo, cioè se vedete una pecora quella abusiva, perché gli animali appunto da pascolo non potrebbero più farlo. Né tantomeno è possibile coltivare, questo secondo me è il pulmo, ortaggi, frumento per l'allevamento, per la zootecnia. Cioè quindi il paradosso è che non si può coltivare una erbe mediche per gli animali, mentre è possibile ancora coltivare insalate per l'uomo. Questo perché le pecore si è visto che sono ammalate già da 15 anni, hanno fatto analisi a queste pecore, hanno visto che avevano la diossina nel sangue, nel latte più che nel sangue, e quindi hanno abbattuto le pecore a Natale, che erano l'ultimo Natale. Mentre sull'uomo nessuno ha fatto ancora l'analisi sulla diossina, se non qualche privato che per sfizio se l'è fatta e domani con le sue martella probabilmente le racconterà proprio di questo. Per questa cosa probabilmente in questa zona si continua ancora a coltivare. Io però penso che sia sbagliato dire che non bisogna più coltivare, assolutamente questa cosa non va fatta, nel senso che bisogna continuare a coltivare. Probabilmente bisogna pensare alla riconversione dei prodotti, magari dalla filiera alimentare passare ai fiori o altri prodotti che la terra può darci, utili non per l'alimentazione. Penso però che per dire che le nostre campagne vanno abbandonate sia significhi dire abbandonare totalmente questo territorio a chi già oggi la fa da padrone. Io finisco qua e niente, ripeto quindi che faccio è quello di creare luoghi di studio degli atti parlamentari soprattutto perché quelli ci dicono tantissimo. Grazie. Buongiorno, aspetta la ricetta. Allora, nel frattempo che Michele prepara il find di Fabio Montagnano, mia sorella, la mia ragazza, vi distribuisce le buste di Mater P di cui parlava prima l'ingegnere Pasquale Barba, che sono appunto, come diceva, le buste completamente biodegradabili che il terreno riesce ad assimilare in circa 40 giorni. E sono queste le buste che vi dovrebbero dare per la raccolta differenziata dei comuni. Non vi fate prendere in giro quando vi dicono, vi danno il sacchettino, vi dicono queste sono biodegradabili, non è vero, sono queste qui. Quindi quando ve le danno vi chiedete questo tipo di sacchetti, che non costano nemmeno tantissimo perché costano 25 centesimi l'uno e sono abbastanza grossi e capienti. Quindi nel frattempo Michele ha preparato il file. Ciò solo qualche minuto perché sennò si fa confusione, dopo c'è l'ingegnere Fabio Montagnano che parlerà delle energie rinnovabili in generale, poi si soffermerà sull'energia, quella veramente pulita, la fonte di energia, cioè l'idrogeno, e di alcune tecniche di estrazione dell'idrogeno, credo di aver detto bene. Allora, dopo il dottor Fabio Montagnano. Scusate, sono imperdonabile ragazzi dell'associazione Utopia, non vi ho proprio citato, mi dispiace, sono anche i ragazzi dell'associazione collettivo Utopia che dopo ci faranno la dimostrazione del riutilizzo e del riciclaggio.